Buon pomeriggio a tutti, eccomi al nostro appuntamento. Siamo arrivati a giovedì. Come vi avevo anticipato, il nostro appuntamento pomeridiano sarà fissato per le 17 di ogni giovedì. Attendo che qualcuno si collega, mentre avevo anticipato che oggi faremo una diretta riguardo a un luogo di pace. Quindi ognuno di noi ha sempre un luogo nei propri pensieri, nelle proprie esperienze, un luogo che ci piace, un luogo che è particolarmente caro. E quindi in questo momento dove è vero che abbiamo avuto la libertà di poter uscire, ciao Angela, ben arrivata, ma spesso e volentieri adesso rimaniamo, ciao Paola, siamo preoccupati per quello che ci aspetta, ho pensato, ciao Roby, ho pensato che fosse buono prendere quello che fosse un po' di tempo per noi per rilassarci. E quindi vedo che vi state collegando. Ciao Angela, ciao Valeria, un abbraccio a tutti voi, ciao Daniela, ben arrivati e buon pomeriggio a tutti voi. Attenderò un attimo prima di iniziare la meditazione. Ciao Maria, Emanuela, ciao Mary. Faremo questa meditazione che sarà. Ciao Cecilia, ben arrivata. Cristina, Rocco, ben arrivato anche a te. Sarà una meditazione. Ciao Mina, che ci rilasserà sotto un certo aspetto. Intanto che aspettiamo che le persone si collegano, aspettiamo ancora un 5 minuti, magari io ho l'orologio qui vicino. Iniziate a pensare. Ciao Giusy, un abbraccio. Iniziate a pensare a un luogo che avete caro, un luogo che, ciao Giuliana, ciao Lucia, un luogo che, Alessandra, Kate, ben arrivati a tutti, un luogo che vi piace, un luogo che avete nel cuore, ciao Giampaola, Barbara. Così quando inizieremo la meditazione sarete già orientati verso il luogo di pace dove andremo. Oggi faremo un viaggio che ci porterà quello che è, scusate, un po' di serenità. Quindi ciao Giorgio, ciao Katrina, ciao Baba, attendiamo sempre un attimo. Vedo che siamo arrivati quasi a 30 persone. So che in questo periodo le persone poi pian piano iniziano a riprendere il lavoro. Ciao Tiziana, Mariella, e quindi probabilmente saremo un po' meno. Alcuni di voi mi hanno avvisato dicendo: ma guarda, non riuscirò a seguirti alle 17, ma sapete che comunque non c'è problema. Io sono felicissima di passare il tempo con voi. Per avere un po' di tempo poi insieme e quindi per poter parlare, essendo che come vi ho detto, abbiamo un'ora a settimana, poi io in realtà ci sarò 2 sere. Ma sono 2 sere dedicate a degli ospiti, e mentre il martedì è dedicato alla medianità con Paola Giovetti. Quindi inizierò tra un attimo, così che poi ci rimane un po' di tempo per poter parlare e almeno per poter avere dei feedback. Quindi intanto vi chiedo di sedervi comodi. Prendete una posizione che sia piacevole, una posizione che vi faccia stare bene. E iniziate a portare l'attenzione sul vostro respiro. Lasciate che il vostro corpo diventi sempre più pesante, ma morbido, e abbiate la sensazione di abbandonarlo, di lasciare che prenda tutto il suo corpo. Sentitene il peso. E mentre avete questa sensazione, iniziate anche a chiudere gli occhi. Respirate con la respirazione di consapevolezza, aprendo leggermente le labbra e rilassando la mandibola. Lasciando che l'aria entra ed esce dalla bocca.
Una respirazione un po' più profonda rispetto a quella spontanea, ma dovrebbe non essere faticosa, ma risultare piacevole e nello stesso tempo rilassante. La sensazione di piacere che dovreste provare, nel respiro di consapevolezza contribuisce ad aprire i vostri chakra e a rendervi più recettivi. Immaginate di entrare nel vostro luogo di pace. Un luogo in cui siete perfettamente a vostro agio e potete essere completamente voi stessi. Può trattarsi di un bosco, di una foresta, può essere vicino a un lago oppure al mare. Può essere un luogo che voi amate. Semplicemente perché adesso sono legati dei ricordi piacevoli. E in questo posto vi sentite felici e state bene. Nel vostro luogo di pace siete il re, il saggio, il mago, l'alchimista. Perché quando siete al centro del vostro essere, avete il potere di trasformare la realtà, perché le energie e la volontà sono indivise. Prendete un attimo di tempo per ammirare il vostro luogo di pace. Ora iniziate ad osservarlo e sentite la qualità della sua energia. Facendo attenzione alle forme che contiene, ai colori che lo caratterizzano. E rimanendo rilassati, senza alcun sforzo, cercate di fare attenzione e di essere consapevoli a tutto ciò che vedete attorno a voi. Osservate Prendete la bellezza di questo posto e riempitevi di tutto ciò che vi circonda, sentendo che il vostro luogo di pace vi protegge, siete al sicuro e vi sentite amati. Siete nel vostro centro e niente può ferirvi. Siete un testimone che vuole osservare ciò che accade attorno a sé. Prendete il vostro tempo e guardatevi attorno e respirate quello che è questo senso di pace e di amore attorno a voi.
Immaginate ora di esplorare questo luogo di pace e di camminare e di incontrare delle entità o dei personaggi. Non necessariamente le entità dovranno essere di carattere e con caratteristiche umane. Potrebbe accadervi di instaurare un dialogo con una cascata, con una montagna o con un animale. Nel vostro luogo di pace potete entrare in contatto con ogni cosa perché in esso ogni cosa è viva e cosciente. Osservate con attenzione ogni entità che incontrate. Osservatene la forma, il colore, ma in particolare siate attenti alle vostre emozioni. Provate a comunicare con tutto ciò che incontrate nel corso della vostra esplorazione. Potete comunicare attraverso le parole, oppure con delle immagini, o con dei gesti. È un dialogo da cuore a cuore, che si esprime attraverso l'anima e coinvolge tutto il vostro essere. Concedetevi del tempo e la libertà di sperimentare nuovi modi di comunicazione. Lasciate che se vi arriva un'emozione, sia libera di affiorare, non trattenete nulla, siate liberi di ridere o di piangere o di fare qualsiasi cosa che vi sentite. I personaggi che incontrate sono aspetti di voi stessi, appartengono al vostro mondo. Sentite che vi divertite a fare l'esploratore, a fare la loro conoscenza. Siete simili a un esploratore che si inoltra in una dimensione sconosciuta. Utilizzate l'entusiasmo e la curiosità. Abbiate la curiosità di esplorare, di guardare, ma anche di comunicare, lasciando che le vostre emozioni fluiscano. Sentitevi veramente liberi. Scegliete ora un'entità, un personaggio, tra quelli che popolano
il vostro luogo di pace e lasciate che vi doni un regalo, che vi porti un messaggio e che vi spieghi qualcosa della quale avete bisogno di conoscere, di sapere. E mettetevi in condizione di accettare qualsiasi cosa vi venga donata. Ora provate a regalare voi qualcosa, provate a lasciar fluire un messaggio, a comunicare con l'entità che avete scelto e a donarle tutto il vostro amore. Lasciate che le emozioni fluiscano. Potete provare a scambiare questo messaggio d'amore anche con altre entità. Sperimentate questa comunicazione, questo scambio di amore e insegnate a loro ed imparate ciò della quale avete bisogno. Abbiate la consapevolezza di essere un tutt'uno. Ed unicamente quando avete la sensazione di aver ricevuto ciò che potevate ricevere e di aver donato ciò che potevate dare, cercate di capire l'esperienza che avete vissuto, cercate di vivere questo luogo di pace. E solo lentamente, quando ritenete che sia arrivato il momento
terminare questa pratica? Tornate al respiro, spontaneo, attraverso il naso e iniziate a prendere contatto con il vostro corpo, facendo dapprima dei piccoli gesti, dei movimenti e poi stirandovi al risveglio, aprite gli occhi. Prendete sempre il tempo che vi è necessario. Riportando l'attenzione sul vostro respiro e con calma, solo quando vi sentite pronti. Aprite gli occhi, ma portate con voi le emozioni, le sensazioni che avete provato e che avete sperimentato, queste emozioni di pace, di amore. Ci siete? Siete riusciti ad andare in questo luogo di pace, un luogo che ognuno di noi porta nel cuore, ognuno di noi ha un posto speciale. A volte sono dei posti che ci ricordiamo di quando eravamo piccoli, a volte sono dei posti immaginari, però sono dei posti dove ci rifugiamo, soprattutto quando viviamo dei momenti di difficoltà. Sono luoghi che rigenerano quello che è la nostra mente e i nostri pensieri. Quindi fatemi sapere, datemi un feedback. Paola, aspetta che mi scappa il messaggio che sono col cellulare. Wow, quante cose che ho visto. Formiche che non entravano nel formicaio perché spaventate dalla luce che non usciva. Il numero 7, due gatti di luce. E poi non ricordo più. Bellissimo. Grazie, grazie, grazie. Bellissima questa cosa. Giovanna, siede, sono andata nella mia pace. Bene. Daniela, grazie. Ho sentito di essere stata abbracciata dalla natura. È un qualcosa che normalmente viene utilizzato per rilassarci. Serve a portare la mente non solo in un luogo che ci piace, ma se ci avete fatto caso, anche sperimentare quello che è un diverso modo di comunicazione. Come potete ben osservare, io cerco sempre di farvi capire che a livello di comunicazione non possiamo benissimo andare oltre la parola, quindi anche nella meditazione io vi solletico in questo senso. Enza, Edel, ho pianto, sentivo questo amore che mi donavano, ma non ho visto nessuno. Non importa, Enza, l'importante sono le emozioni. Le immagini che noi vediamo servono per muovere le emozioni. Stiamo sempre lavorando sulle emozioni, su riuscire a liberarle. Quindi, perché è un luogo di pace? Perché ci sentiamo protetti, perché ci sentiamo al sicuro e quindi quando noi siamo al sicuro e ci sentiamo protetti, siamo anche liberi di lasciare uscire quello che è il nostro vero io. Quindi va benissimo e non importa che tu non abbia visto nessuno, lo scopo era ancora una volta muovere le emozioni, ma soprattutto anche farvi capire
che i metodi di comunicazione che noi possiamo andare a instaurare possono andare oltre quello che è la parola. Ecco perché nella meditazione a un certo punto vi invito a sperimentare quello che possa essere una comunicazione, che poi non importa se è stata con un albero, con una cascata. Oppure anche con un'entità che possiamo aver visto. L'importante è sentire la connessione che noi abbiamo col tutto. Questo è lo scopo e dove sto cercando pian piano di portarvi tutti insieme. Quindi la connessione che noi abbiamo con tutto ciò che è attorno a noi ci permette di comunicare. Ed è un qualcosa che in realtà andiamo a fare costantemente, quindi siamo sempre nel campo delle percezioni, siamo sempre nel campo delle emozioni ed è la strada che occorre per riuscire a conoscere un po' di più noi stessi. Come vi ho sempre detto, prima di poter parlare, di muovere quelle che sono percezioni a livello psichico, dobbiamo conoscere noi stessi e quindi sperimentare. Sono meditazioni dove si sperimenta, dove si va un passo più in là di quello che è un semplice rilassamento e quindi ci si rilassa e nello stesso tempo si sperimenta attraverso quelle che possono essere immagini, emozioni, percezioni. Ognuno di noi è diverso, ci sarà chi di voi ha visto più immagini, ci sarà chi di voi ha avuto più emozioni, ma è sempre un modo per arrivare a conoscere se stessi. Giusy, ho dialogato con i pesci, fantastico. Silvia, sì, molta pace e rilassamento, sarei rimasta lì. Grazie, grazie a te. Giuseppe, ho viaggiato tra le nuvole, ma in realtà è stato un viaggio nella mia coscienza, nella mia anima sospesa nel vuoto, non vedendo la fine di questo mistico percorso. Grazie, e effettivamente sono percorsi questi che... Hai ragione tu, non hanno proprio fine. Giuliana, bellissimo, palme verdi, mare azzurro, orchidee meravigliose, mi è stato regalato un leone, grazie. Ma che bella sta meditazione, vero? Angela, tanta tanta luce e calore sul corpo, bene. Giustina, una panchina nel verde, sola. Giustina, sono le emozioni che dobbiamo andare a guardare, quindi prova a sentire come ti sei sentita. Maria Basile, sì, è stato rilassante, ho visto un occhio grande. Bene, ottimo simbolo, tra l'altro. Alessandra, al mare sul mio scoglio con rumore delle onde, odore di mare ed un gabbiano vicino a me. Ma adesso risveglio, mi è venuto da piangere come sfogo, credo. Sì, perché muove le emozioni. È comunque un qualcosa che appartiene a noi e quindi questi viaggi sono all'interno di noi, benché magari possiamo andare a prendere come spunto un luogo che ci piace, nella realtà andiamo a toccare le emozioni e quindi ognuno di noi indirizzerà quello che è un viaggio, nella direzione che più gli risuona a livello di vibrazione, andrà esattamente nel luogo dove si sente più al sicuro, ma nello stesso tempo muove le emozioni. E quindi non ti preoccupare. Infatti, durante la meditazione io ho detto: non controllate le emozioni, se volete ridere, se volete piangere, può essere un qualcosa che vi capita, però sappiate che fa parte del percorso che stiamo facendo. Bloccare l'emozione vuol dire non andare a conoscere una parte di noi stessi. Più noi le lasciamo fuori uscire, più riusciamo a conoscere in quel momento lati che tante volte sottovalutiamo, non guardiamo. Mariella, corpo pesante, caldo, stacco dal posto dove sono. Corpo pesante mi piace perché vuol dire che ti sei rilassata e quindi assolutamente sì. Francesca, ed sono andata in una casa di campagna in cui andavo da piccola, non la ricordavo più, l'ho vista chiara nei dettagli, grazie. Io ero lì seduta e mi è apparso un coniglio. Bello. Lisa, ero in aperta campagna con bosco, ruscelli, incontrato farfalle, uno scoiattolo, mi ha donato una ghianda. Continuando a camminare, lo scoiattolo è salito sulla spalla e mi ha accompagnato fino alla fine del percorso.
Carmela, ho incontrato un cane. Mariella, stavo al mare. Rocco, bello, tanti luoghi verdi, acque cristalline. Francesco, un senso di pace e di amore. Bene, allora, dovremmo dire che la meditazione è andata bene. Emanuela, io ero al mare con uno sconosciuto che mi ha donato una rosa e gli ho donato un cucciolo di cane. Beh, allora, è sempre una meditazione, ancora una volta, improntata su quello che è lo scambio. Di quello che è l'amore. Se vabbè, adesso non so se ve lo ricordate, però a un certo punto io dico di provare voi stessi a donare qualcosa mentre avete ricevuto un messaggio. Poteva essere un messaggio, poteva essere invece anche un simbolo, qualsiasi cosa. L'importante era riuscire a entrare in un meccanismo di scambio. È chiaro che se c'è uno scambio c'è anche una comunicazione. E quindi è questo il fantastico di ciò che mi state facendo capire perché ci siete riusciti tutti. Caterina, io ho visto il bosco della casa paterna dove andava anche la mia adoratissima mamma. Poi ho visto un drago gigante, un po' minaccioso, ma si chinava di fronte a me. Poi ho chiamato Dariotto, il mio, aspetta che sono col cellulare. Il mio amato gattino, appena trapassato. Bello. Lucia, ero in spiaggia e giocavo con un Labrador bianco. Bene, allora, sotto un certo aspetto abbiamo visto che è una meditazione semplice, è una meditazione che non richiede un grande impegno, è una meditazione che lascia andare quella che è la vostra immaginazione. Un'immaginazione dove vi sentite bene, dove dovreste aver avuto un senso di pace, ma soprattutto dove le emozioni salgono. Mariella, aspetta che mi scappano i messaggi. Devo prendere il volo perché col cellulare, ragazzi, salgono, che è un piacere. Mariella, ho avuto come la sensazione di essermi staccata dal mio corpo. Sentivo i battiti deboli e ho sentito come un mio pianto. L'hai sentito, non hai pianto. Interessante. Gianluca, mi sono visto al mare dove andavo da piccolo, poi ho incontrato un cerbiatto nella natura che ho abbracciato per proteggerlo. Fantastico! Che sensazione avete adesso, finita la meditazione? Cos'è che state avvertendo? Perché in realtà la meditazione ha lo scopo comunque di lasciarvi un qualcosa. Che sensazione avete? Vi sentite più rilassati? Come vi sentite in questo momento? Ancora una volta, quando stavo chiudendo la meditazione, vi ho chiesto di tornare portando con voi le sensazioni che avevate avuto, di pace, le emozioni, come le avete vissute. Mariella, non ho pianto. Sì, può essere. Posso chiederti, Mariella, se sei una persona che tende a controllare le proprie emozioni, nel senso che non ami far vedere quando sei triste o. Ti chiedo solo una cosa, dammi una risposta per favore. Come un lamento, ok. Enza, Edel, però sono molto serena. Bene. Mariella, ora mi sento disorientata. Ok. Baba, ero in spiaggia, ho visto un delfino, un polipo e un'orca grandi, tutti e tre. È stato bellissimo e io ci ho parlato. Pace e serenità. Fantastico. Allora, Mariella, dimmi se nella tua vita trattieni quelle che sono le emozioni, se hai un carattere un po' chiuso. Non ti piace farti vedere quando c'è qualcosa che non va. Dammi per favore la risposta. Emanuela, sensazione di tranquillità, bellissimo. Giovanna, mi sento vitale come rigenerata. Bene, perché questo è lo scopo. Ottimo, ottimo. Alessandra, serenità e tranquillità adesso. Bene, Mariella, sì, di solito sì. Ti ho chiesto questa cosa perché ciò che tu mi hai scritto mi fa capire che sei una persona che quando ha dei problemi o c'è qualcosa tende a tenere dentro di sé. Quindi è una sensazione che mi è arrivata, però non credo di sbagliare. Penso che questo tuo sentire, ma non permetterti di piangere o
Sì, è esattamente il fatto che tieni controllate quelle che sono le emozioni. Tenerle controllate vuol dire che quando noi abbiamo un qualcosa che ci preoccupa o qualcosa che sotto un certo aspetto è un problema, tendiamo a tenerlo per noi. E quindi non ci permettiamo di lasciare uscire quella che è l'emozione. Il fatto che tu mi scrivi che senti piangere, ma che non hai pianto, a me risuona velocissimamente come di una persona che tende a controllare quelle che sono, poi detta così è veloce, ci vorrebbe tutto il tempo con te, però tende a controllare quelle che sono le proprie emozioni e quindi non ho la sensazione che tu sia una persona che ama farsi vedere piangere, ama parlare di sé e quindi controlla le emozioni. Dammi una risposta, per favore. Angela, una sensazione e tranquillità. Giuliana, felicità, rilassamento. Giusy, intontita, intondita, intontita sarà. Ero rilassata. Bene, bene. Mi sento come se avessi fatto qualcosa di buono. Giustina, sì, abbiamo lavorato su di noi. Mariella, non lascio trasparire le mie emozioni, non sono chiusa. Allora, Mariella, se tu non fai trasparire le tue emozioni, allora non lasciar trasparire le tue emozioni. Non vuol dire che tu sei timida o vuol dire che hai una parte di riservatezza per te. Ciò che intendo io è che non sei la persona che, ad esempio, quando ha problemi va a piangere sulla spalla di qualcun altro. E quindi sei una persona che tende a tenere dentro di sé le emozioni, quelle che sono le più importanti, quelle emozioni che magari abbiamo quando non siamo tranquilli, quando abbiamo dei problemi, in questo senso. Perché è ciò che mi è arrivato dalla frase che mi hai scritto all'inizio, d'accordo? Ma non intendo che tu sei timida e non intendo che tu hai problemi a parlare con le persone, intendo solo che le controlli. Paola, mi sento leggera, avverto pace. Benissimo. Mariella, devo essere sempre forte per gli altri. È perfetta la tua spiegazione, lo so, però quello che ti voglio far capire è essere forte. È un qualcosa di. Ci vorrebbe una puntata intera per spiegare questa cosa. Allora, vedi, il controllare le emozioni è un qualcosa che quando noi controlliamo le emozioni, freniamo una parte importante di noi stessi, d'accordo? Quindi, quando hai, devi essere forte, è vero, devi imparare a controllare le tue emozioni. Nel senso che comunque spesso e volentieri diventiamo dei punti di riferimento, non possiamo permetterci di far vedere debolezze che abbiamo. Quello che però intendo dirti io è che le devi comunque vivere in qualche modo, d'accordo? Va bene che magari nella tua vita, a fronte delle situazioni che poi ognuno di noi vive, devi essere forte. Ma nello stesso tempo ti renderai conto che puoi essere forte nonostante che tu vivi la tua emozione. È qualcosa di diverso, se no così continui a frenare una parte di te. O tu decidi di vivere quella parte di te che comunque ti appartiene e quindi da qualche parte deve fuori uscire, oppure la vivi attraverso quello che è. La meditazione, d'accordo? Nella meditazione ti escono quelle che sono le emozioni. Dovresti imparare a viverle e prendere quello che è l'emozione usandolo come forza. Non so se sono riuscita a farti capire, però il bloccare è un trattenere una parte di te e non lasciarla emergere. Il viverla è essere te stessa completamente al 100%, sentire l'emozione, da quell'emozione prendere la forza. Perché mantiene un equilibrio ottimale in questo senso. Hai capito, Mariella? Catrina, avevo paura che il drago fosse un demone e prendesse il controllo di me. È la mia paura più grande, ma il fatto che si è inchinato mi ha dato pace. Bravissima, bravissima. Perché in questo senso noi facciamo uscire
quelli che sono degli aspetti intimi nostri. Vedi, questo drago si inchina davanti a te e quindi il fatto che si inchina ti fa già rendere conto che le tue paure sono un qualcosa che ti appartengono. Tienila presente questa cosa, Katrina, e quindi vai a lavorare sulle tue paure perché sono cose che nascono da te, ma è un riflesso. Vedi, parli di demone, benché il posto in cui noi siamo andati è un posto di pace, un posto che ognuno di noi ama, poi al mare, montagna, al lago, dove vogliamo, non importa, però è un qualcosa che ci porta pace. Il fatto che tu vedi un drago, ma nello stesso tempo hai la sensazione, la paura che possa essere un demone, è perché c'è un qualcosa che ti spaventa. Ma nella meditazione ti arriva il messaggio, è un messaggio questo, si inchina e quindi ti invita a lasciare andare le tue paure, d'accordo? Infatti ti ha dato un senso di pace. Brava. Mariella, mi hai fatto, faccio sempre forza su me stessa. Ok, no, sì, ho capito, però quello che ti ho detto io è il conoscere le tue emozioni, attraverso le tue emozioni prendere la forza senza reprimerle. È un qualcosa di diverso, però questi sono percorsi dove poi noi andiamo a lavorare su noi stessi. È chiaro che nelle emozioni dobbiamo riconoscere, ad esempio, che avremo l'emozione che è più intensa e che quindi dove siamo umani, ognuno di noi ha dei punti di debolezza, ma se le emozioni le conosci, riesci a conoscere tutta te stessa. E attraverso le tue emozioni, vivendole, riesci a effettivamente a essere, cioè diventa una forza ma non obbligata, non controllata, è una forza che hai. Non so se riesco a farti capire. Noi spesso e volentieri controlliamo le cose, ma il controllo impone uno sforzo. Se noi le cose le viviamo in modo naturale, le emozioni le dobbiamo lasciar fluire anche nell'emozione più triste, se vuoi, prendo il termine triste perché è la parola che mi viene in questo momento. Se la viviamo da quell'emozione, conoscendoci, prendiamo forza. Non abbiamo bisogno di controllarla e per forza di cose far vedere che lo siamo. La forza è un qualcosa che fa parte di te, fa parte di ognuno di noi. L'importante è andare a conoscere ogni emozione che abbiamo e non temerla, attraverso ciò che noi siamo, riusciamo ad entrare in un equilibrio che ci mantiene intanto in comunicazione con noi stessi, ma soprattutto ci dà forza, ci dà una centratura. È la centratura che è importante in questo caso. Quindi tu fai sempre forza su te stessa. Guarda la frase come la scrivi. Faccio sempre forza su di me. Quello che invece deve essere è conosco le mie emozioni, attraverso le mie emozioni prendo forza, conosco chi sono. Lisa, io ero tranquilla, mi sentivo libera, vuota, non era come se esplorassi, andavo tranquilla come se già conoscessi il posto. Benissimo. Rocco, Eder, mentre facevo la meditazione ho intravisto mio figlio, tesoro. Volevo una conferma e lui comunica con noi col numero 7. Mi sembra che il primo commento che hai letto è di una signora che ha visto. Aspetta, il numero 7. Coincidenza? No, non è coincidenza. Tu sei una persona, Rocco, che ha imparato ad essere molto attenta a quello che sono i segnali. Tu sai che a volte le conferme le abbiamo nel modo più svariato. E quindi tuo figlio è un ragazzo che è nel mondo spirituale e sa come riuscire a comunicare. Le conferme che ci danno, ce le danno in svariati modi. In questo momento qua, la conferma poteva essere solo attraverso una persona che poteva dare un qualcosa che ti arriva dritto come segnale. Quindi no, non la considero per niente una coincidenza. Anch'io ho un sentore di un numero 7 di qualcuno che l'ha scritto, ma
Essendo che ho la sensazione che invece tuo figlio ci sia, vorrei dirti che assolutamente non è una coincidenza, ma è una conferma. Anche perché tuo figlio dal mondo spirituale arriva molto velocemente. Io mi ricordo vagamente di lui, so di averlo conosciuto e so che arriva molto velocemente. Quindi ti posso garantire che è una conferma e non una coincidenza. Grazie Rocco. Giuseppe, ancora la sensazione di essere un tutt'uno con la natura, una compenetrazione di sensazione di amore. Bravissimo, perché questa tua sensazione di essere un tutt'uno è esattamente la sensazione della connessione che noi abbiamo col tutto. Quando noi riusciamo a entrare in questa connessione e quindi cominciamo ad avere la consapevolezza che siamo tutti collegati, iniziamo quel fantastico percorso che poi ci apre quelli che sono i canali del poter avvertire tutto ciò che vive con noi, ma che vive anche nell'altra dimensione. Quindi la sensazione di essere un tutt'uno con la natura, sì, perché la natura comunica tanto con noi, benché spesso e volentieri noi non poniamo l'attenzione. Catrina. Sentivo la comunanza con la mia mammina trapassata, ma il fatto che il mio gattino non sia venuto, anche se l'ho chiamato, mi ha addolorato. Sai, non sempre noi riusciamo ad entrare in comunicazione con chi desideriamo. Gli animali spesso e volentieri arrivano nelle comunicazioni, quindi non so come dirti, a volte nei contatti arrivano e si presentano. È chiaro che magari io dico la sensazione che c'era un cane, c'era un gatto, però non ti devi addolorare perché spesso e volentieri non riescono ad arrivare perché in quel momento non possono o poi è un gattino piccolo. Devo mettere il fatto, ti faccio solo un appunto, che vedi tu lo chiami e c'è un'aspettativa e invece queste dinamiche capitano in un modo molto naturale, capitano non perché le chiediamo, ma capitano esattamente perché in quel momento avviene. Il fatto che lo chiedi e dietro la tua richiesta c'è un'aspettativa. Può essere anche benissimo il motivo del perché poi non lo vedi. La prossima volta, Catrina, lascia proprio andare le cose, lascia che arrivi ciò che deve arrivare, potresti sorprenderti invece di vederlo. D'accordo? E quindi prova a non mettere quello che possa essere un pensiero o un'aspettativa, perché l'aspettativa spesso e volentieri blocca, ma soprattutto ci lascia addolorati, come giustamente scrivi tu. Mariella, trattenere una parte delle mie emozioni è come vivere a metà. Infatti, è quello che ti stavo dicendo, ma è anche quello che ho sentito da come mi hai scritto. E quindi ho capito esattamente come sei. È per questo che ti dico, cerca di conoscere invece quelle che sono le tue emozioni, che poi le conosci bene, ma da quelle prendine la forza e quindi prendi quello che è la centratura. Elda. Ciao, un abbraccio a te. Giusy, insieme ai pesci, anche con un conoscente, e poi ho visto dove si producono macchinari. Bene. Mariella, è la parola giusta, ho saputo che ero così anche nelle mie vite precedenti. E quindi è arrivato il momento, Mariella, che dai un... Guarda, se mi è arrivato così, mentre sono con voi in una diretta, durante una meditazione, è perché è arrivato il momento che tu fai dei passi, d'accordo? E quindi se hai saputo che anche nelle tue vite precedenti comunque avevi questo tuo modo di essere e comunque lo ripeti in più vite perché devi fare un passaggio oltre. E quindi io ti inviterei a lavorare su questo e cercare di fare quel passaggio che invece ti fa conoscere la centratura di te stessa. Perché è una cosa che mi è arrivata subito. E quindi è un consiglio, poi chiaramente buon pomeriggio a te, Rosy.
Vero, l'hai conosciuto, grazie di cuore. Devo dirti, Rocco, che ho la sensazione di aver parlato con lui, chiaramente dal mondo spirituale, ma lui arriva velocemente, questo lo so, perché non è il contesto, ma insomma lo sento un po' nell'aria, fa parte di ciò che faccio io e giusto per darti a mia volta quello che è una risposta, ho sentito che invece è una conferma per te. Però voi sapete che le persone, i nostri cari dal mondo spirituale sono sempre con noi e quindi non dobbiamo sorprenderci se poi loro trovano tutti i mezzi, anche i più svariati, per darci le conferme, per farci sentire che sono vicini, per farci vedere che fantastico Rocco che tu lo hai intravisto, perché penso che sia qualcosa di meraviglioso il fatto di poterlo anche solo intravedere, avere la sensazione che mentre tu stai facendo una meditazione, riesci piano piano ad affiancarti al mondo spirituale. Quindi, sicuramente nell'averlo intravisto è arrivato a farti un saluto e poi ti ha dato la conferma. Quindi è veramente bella questa cosa. È veramente un qualcosa che vedete che anche durante le meditazioni, a volte in modo spontaneo, ci capita di fare degli incontri, ci capita di comunicare anche con chi abbiamo perso e vive nel mondo spirituale ed ecco perché spesso e volentieri andiamo a valutare modi di comunicazione che sono diversi dalla comunicazione verbale. Anche il comunicare con un gesto anche nella nostra vita può dire tanto. Se noi facciamo una carezza, è un gesto d'affetto, ma è una comunicazione. L'altra persona riceve quella che è un'emozione. Quindi noi comunichiamo in vari aspetti. Nella meditazione, quando facciamo una comunicazione, la possiamo fare nei modi più svariati: le immagini, gesta, emozioni. E quindi sotto questo aspetto impariamo anche a valutare quello che sono delle realtà concrete. Con il mondo spirituale andiamo a comunicare in altri modi, quindi con delle gesta, attraverso delle immagini, soprattutto le emozioni. Ecco perché a volte è importante sperimentare, essere dei sperimentatori noi stessi, non solo magari guardare, ma imparare, scusate, a sperimentare e a capire noi stessi di questa realtà. È un qualcosa che appartiene a tutti noi. Lo dico sempre, ci sarà chi ha più esperienza, chi ha meno esperienza, ma di tutte le esperienze che noi facciamo, ognuno di noi, man mano che impara, prende consapevolezza, man mano che comincia a valutare, un'informazione in più, cresce sotto l'aspetto spirituale. Quindi i percorsi che andiamo a fare e le cose che stiamo vedendo sono sempre un qualcosa che appartiene a quella parola magica che è il risveglio, il capire, il valutare che possiamo comunicare in tantissimi modi, ma soprattutto che le emozioni che noi viviamo durante le meditazioni, ciò che vediamo, è un qualcosa che ci occorre in questo momento. Ognuno di voi avrà visto e avrà provato delle emozioni, ma ogni cosa che voi vivete è un messaggio. Poi lo potete vivere anche sotto forma di immagine, lo potete vivere sotto forma di emozione, lo potete vivere in mille modi, ma ogni cosa riguarda un messaggio che in quel momento è importante per voi. Quindi, ancora una volta, durante tutte le meditazioni che abbiamo fatto, abbiamo parlato di emozioni, abbiamo parlato di entrare in connessione con noi stessi, abbiamo parlato di come fare. Ciao Annalisa, un abbraccio. Come fare a capire questa meraviglia che è attorno a noi? Per poterla capire, la dobbiamo vivere. E allora, i passaggi importanti li viviamo, li passiamo durante le meditazioni. Durante le meditazioni possiamo conoscere parti che nella vita quotidiana, spesso e volentieri,
Noi viviamo, scusa Mariella, mi sono fermata perché ho visto, vedo volti sul tetto, sopra la tua testa, sono tra noi, sopra la mia testa, scusa, no, vedo volti sul tetto, sopra la tua testa, sono tra noi. Sì, facilmente, però lo scopo è che siamo tutti insieme e quindi ogni volta che noi ci troviamo, ogni volta che facciamo qualcosa, è un qualcosa che muove l'amore, ve lo dico sempre. È un qualcosa che io faccio, presto la mia voce e poi però cerco di portare qualcosa a ognuno di voi. Poi ognuno di voi dentro di sé ha quello che è la propria reazione ma cosa vuol dire Mariella, sono sul tetto? Sopra la mia testa, sul mobile, dici. Ognuno di noi però vive quelle che sono delle emozioni. Il mondo spirituale, quando noi muoviamo delle corde fatte d'amore, arrivano, non ce n'è. Sapete, anche quando si lavora, ad esempio, si fanno dei corsi, il mondo spirituale è sempre presente. In questi appuntamenti che noi abbiamo, dove passiamo un'ora insieme, loro sono presenti perché stiamo lavorando tutti insieme sulle emozioni, stiamo entrando in connessione con noi stessi, loro sono sempre presenti. Quindi è facile che ognuno di voi abbia delle emozioni, è facile che voi possiate anche durante quello che è una fase di rilassamento, riuscire ad avvertire e sentire, oppure, come dice Mariella, vedere. Francesca, ma li vedi anche tu? Proveremo a fare delle foto e poi se uscirà qualcosa vi farò sapere. D'accordo? Però ricordatevi, se le cose le muoviamo con l'amore, loro sono sempre accanto a noi. I nostri appuntamenti sono fatti per un aiuto reciproco l'uno con l'altro. L'ora che passiamo insieme, in un giorno dove magari voi siete tristi, in un giorno dove avete dei problemi, tutti in questo periodo abbiamo problemi, in un giorno dove magari avete bisogno di sentire una parola dolce, buona, l'ora che stiamo passando insieme è dedicata a questo, è dedicata a stare insieme, è dedicata a condividere, è dedicata a sentirsi meno soli, è dedicata al cercare di rilassarsi e quindi è dedicata a quella vibrazione che è l'amore, eh? E quindi attraverso tutto questo il mondo spirituale è con noi. Questo lo dobbiamo sempre ricordare, perché ogni cosa che facciamo la facciamo per aiutarci l'un con l'altro. Quindi non sono io che aiuto voi, ma ci stiamo aiutando tutti insieme, perché tutti insieme andiamo in una direzione. Se continuiamo a condividere quello che è un aspetto di fratellanza, di amore, di unione, di famiglia, se possiamo usare il termine famiglia, perché siamo una grande famiglia, sicuramente chi è nel mondo spirituale, perché comunque ci vive, l'amore non finisce mai, l'amore è qualcosa che va oltre ogni confine, loro si mostrano e sono presenti. Quindi è un qualcosa che dovremmo imparare a conoscere e a vivere anche nelle nostre giornate, ognuno di noi. Questa è una crescita. Stiamo facendo un percorso dove sto cercando di farvi capire come liberare le emozioni, sto cercando di farvi capire qual è la strada per poter iniziare quella che è la connessione con la nostra anima, con tutto ciò che è attorno a noi e di conseguenza anche col mondo spirituale. Maria, mi puoi dire per favore come mai durante la meditazione vedo spesso degli occhi? Allora, parliamo della mia esperienza, Maria, perché credi, ognuno di noi può parlare in base alle proprie esperienze, non può dire guarda, è questo. Io l'ho già detto in più volte. Spesso e volentieri vedo dei volti e vedo degli occhi ed è come il mondo spirituale si presenta a me. Io quando partecipo a dei convegni o quando continuo a fare contatti,
Quando chiudo gli occhi ho continuamente o dei volti o degli occhi che si avvicinano a me, si allontanano. È proprio in un movimento ed è come il mondo spirituale si presenta. È sempre stato così con me, quindi probabilmente può essere che anche tu hai questa caratteristica. Il mondo spirituale spesso e volentieri lo vertiamo con degli occhi o con dei volti, non necessariamente persone che conosciamo. Non necessariamente, quindi sono sempre situazioni dove ognuno di noi ha delle caratteristiche, quindi ognuno di noi vedrà cose diverse, però questa è la mia esperienza, Maria. Nella mia esperienza è così. Rispondo ancora a te, Alessandra, e poi vi devo lasciare. Da quando ho scoperto questo gruppo mi sento in pace e in gioia. Grazie Gaetano Vivo e grazie a tutti voi. Sì. Gaetano ha avuto un ottimo pensiero quando ha deciso di creare questo gruppo. Io sono in questo gruppo dall'inizio e quindi l'ho visto crescere passo a passo, nel senso che ci sono dal primo giorno che è stato aperto. E non lo nego, lo amo come fosse un bambino perché l'ho vissuto man mano nella crescita giorno per giorno. Gaetano ha avuto questo bellissimo pensiero, un pensiero d'amore, quindi lo ringraziamo sempre e tutti noi che siamo vicini a lui abbiamo sposato questo progetto cercando di portare avanti quello che è una divulgazione dell'amore. Nel mio caso, quella che è la divulgazione del mondo spirituale e dei principi che io vivo, e quindi ognuno di noi porta avanti questo gruppo cercando di diventare una famiglia, perché in realtà siamo una famiglia. Ognuno di noi riesce a parlare dei propri problemi. Riesce a dire ciò che può far male o ciò che può rendere felice e quindi siamo una grande famiglia. E sotto questo aspetto tutti noi siamo veramente attenti, ci teniamo tanto, amiamo avere voi e quindi è un qualcosa che Gaetano ha creato con un intento fatto di amore. E dove ognuno di noi, quando presta il tempo nel senso dell'ora, delle dirette o come volete chiamarle, lo fa con lo scopo di fare divulgazione, ma divulgazione di conoscenza e di amore. Ecco qual è l'intento. E quindi porteremo avanti questo progetto, ci metteremo sempre tutto l'amore del mondo, cercando di continuare ad aiutare le persone che possano avere difficoltà, persone che stanno attraversando momenti difficili, persone che hanno difficoltà a elaborare lutti, persone che magari non hanno problemi particolari, ma che hanno voglia di crescere e di conoscere. Questo sarà sempre il nostro scopo, fatto sempre con amore. E quindi sì, siamo una grande famiglia. E ci teniamo veramente tanto a questa cosa. Quindi io intanto ringrazio tutti voi, anche oggi sono in ritardo, non riuscirò mai a essere puntuale quando chiudo una diretta, però è così. Dunque, allora Catrina, ti rispondo velocemente. Martedì sera io sarò in diretta con Paola Giovetti, parleremo ancora di medianità. Entriamo un po' più in profondità e quindi sono delle dirette che io e lei stiamo portando avanti, dove parliamo di medianità e lei ha veramente tantissima conoscenza, è una giornalista molto conosciuta, ha scritto moltissimi libri, ha molta conoscenza nella medianità. E quindi il tempo che passiamo insieme al martedì è dedicato esclusivamente alla medianità e quindi entriamo veramente in quelli che sono gli aspetti della medianità. Poi è vero che tra me e lei, quando facciamo le dirette,
Non so se ci avete fatto caso, diventa proprio un incontro molto amichevole. Mentre sabato sera io sarò, non so chi di voi l'ha visto, con Maurizio Miglia. Lui è una bellissima persona. Ancora una volta invece qui parleremo di ciò che è stata la sua esperienza e di come è cambiato invece il suo cammino da un uomo che era prettamente materiale, fisico, dopo una grave perdita lui è diventato una persona molto spirituale, però è giusto che ne parli lui. Quindi io sarò con voi sabato sera e sarò con Maurizio e sarò martedì sera per parlare di medianità. In entrambi i casi il tema comunque è sempre questo. Anche sabato parleremo di medianità perché poi sono i riscontri di ciò che lui riesce a trovare facendo un percorso di ricerca riguardo ciò che è il mondo spirituale e come si manifesta il mondo spirituale. Quindi questi sono gli incontri. Poi io invece sarò con voi tutti i giovedì alle 17. D'accordo? Vi mando un grande bacio. Felicissima che siete stati in mia compagnia. Spero di essere riuscita a trasmettervi qualcosa. Per chi di voi ci sarà, ci vediamo sabato sera, oppure martedì sera, oppure giovedì. Un bacio a tutti e buona giornata. D'accordo? A presto. Ciao.